La sindaco oggi è stata presentata la lista dei cattolici democratici per l'Aquila. Che tipo di lista è? Quali sono i punti di forza di questa lista? Beh, chiaramente questa è una lista che veramente rappresenta, io credo, insieme all'API costituisce il vero nucleo del terzo polo, quello che ha governato la città. Ci sono gli esponenti dell'UDC che hanno governato con l'amministrazione Cialente, che sono rimasti fedeli a quello che noi abbiamo fatto in tutto questo tempo, e credo abbiamo fatto anche bene. E poi soprattutto è una lista di persone veramente per bene, persone che sanno, che fanno, che sanno fare, e vorrei sottolineare un aspetto. E spesso la città ha chiesto un consiglio comunale fatto di competenze, di persone di grandi qualità. Io ho raccolto questa sfida. Questa è una lista di persone che costituiranno poi una squadra che continuerà nei 5 anni ad aiutarmi nel governo complessivo. Ciascuno di loro appartiene a mondi che potrà coagulare per questa operazione, che è quella di ricostruire l'Aquila. Guardi, lei pensi che per metà di maggio, io credo, verranno passate in gran parte o delineate il passaggio delle consegne da parte della struttura di missione al Comune dell'Aquila. Da allora comincerà la ricostruzione fatta dal Comune dell'Aquila, non solo delle case ma anche della comunità. La sfida dei prossimi 5 anni è la sfida che crea le premesse della città forse del prossimo secolo, e c'è bisogno di gente per bene, e credo che noi abbiamo fatto questa lista, che io definisco la vera lista civica, lì dove per liste civiche si intendono pezzi di società civile che decidono di rimboccarsi le maniche e con sacrificio personale donano un pezzetto della loro vita alla collettività.